Allora, c'è questo risultato pesante, 4-0, però c'è questo episodio iniziale dell'espulsione di Fiorillo che sicuramente vi ha condizionato. Sì, è stata una partita così, è andata male subito, pronti via questa espulsione che ci ha tagliato un po' le gambe dopo 3 minuti. Poi però non ci siamo stati, eravamo carichi prima della partita, eravamo pronti per questa sfida, ma purtroppo qualcosa è mancato. Ora dobbiamo tirarci sulle maniche, venerdì è vicino e dobbiamo stare uniti tutti insieme e abbiamo la possibilità di rifarci venerdì e dobbiamo sfruttarla subito. Ecco, nell'intervallo il tecnico Oddo cosa vi ha detto? Ci ha detto comunque che l'episodio è stato quello che è stato, però non dovevamo disunirci perché se no rischiavamo veramente di prenderne tanti, quindi dovevamo cercare di stare più compatti, più possibili, più squadra possibili, che soprattutto è su quelle cose che si vede il gruppo, e ci abbiamo provato nel secondo tempo. Dopo 2 minuti ho sbagliato io, mi prendo responsabilità io, una palla che non devo sbagliare, e da lì è andato tutto in discesa. Adesso però dobbiamo pensare al Perugia e basta. Ah, vabbè, dopo 2 minuti senza un uomo non potevamo fare niente, visto anche loro giocavano in casa, hanno cominciato a far girare palla bene, noi non potevamo fare nulla. Ho detto ho sbagliato io dopo 2 minuti, e adesso però concentriamoci sul Perugia. Senti, Oddo ha detto alla vigilia: Caprari per me è un giocatore che non ho mai visto negli ultimi anni a livello tecnico. Questo ti carica, ti responsabilizza di più? Cosa hanno rappresentato per te queste parole? No, sono contentissimo che il mister ha così tanta stima in me. Cercherò di ripagarlo sul campo già da venerdì, che adesso dobbiamo concentrarci sul Perugia. Il campionato inizia venerdì, insomma. Sì, il nostro campionato adesso inizia venerdì.